che però per chi deve amministrare sono fondamentali. Quindi l'invito mio è comunque a rivedere e ampliare, secondo come indicato da Mario, l'emendamento, visto che lo stiamo a approvare, basterebbe l'aggiunta, ma ripeto, quello che conta di più per me è la parola del sindaco, perché se poi lo mettiamo sul regolamento e non viene rispettato dopo, per me quello sarebbe il fatto più grave. Grazie consigliere Angelucci, se non ci sono altre proposte io metto a votazione l'emendamento. Consigliere Mario, non le posso dare più la parola, perché cioè, per l'articolo che abbiamo dello statuto ogni consigliere può parlare due volte per un massimo di 15 minuti. Io le ho dato quattro volte, se gentilmente, brevemente, così mettiamo, io le do la parola, però le ho dato la parola quattro volte. Lì. È vero quello che dice lei, può parlare due volte, però mi dispiace che è uscito il sindaco, però purtroppo quindi diventa difficile parlare, perché poi buttare le pietre nello stagno e poi andare via è semplice. E quindi è inutile, però volevo dire, caro capogruppo, dottor Di Lenzo, non mi sembra di aver mai detto che io sono il depositario delle verità, questo forse l'ha pensato lei, vedo che soffre il colloquio, non capisco perché. E poi devo dire che mi sento anche accomunato a lei, a quello che ha detto il sindaco, ha detto peccato che è andato via, quando dice qua per anni e anni non è stato mai fatto, evidentemente si rivolgeva a me, ma evidentemente si rivolgeva anche a lei che è stato già assessore in questa amministrazione, voglio dire in questo comune, perché qua ci sono, voglio dire, evidentemente si rivolgeva anche a Di Renzo, a Di Girolamo, alla Barba, a Paolini, cioè si rivolgeva a tutte queste persone. E chiudo qui, dica assessore, prema il bottone e ce le dica nel microfono le cose che deve dire, o non ce le vuol far sentire, le vuol dire senza farsi sentire. Io penso che quando uno faccia dei commenti preme il microfono, prema il bottoncino e le cose che deve dire le deve dire al microfono. Che facile fare il populismo fuori dal microfono. Va bene, grazie. Fatto personale anche lei? Sì, fatto personale, ma proprio due secondi, solo per dire che vorrei mettere a discussione. Mi sembra. Prema. Mi sembra proprio assolutamente polemico il fatto che da Mario voglia accomunarmi alla precedente amministrazione, quando sa benissimo che io non ho avuto il tempo di parteciparvi, e quel poco tempo che vi ho partecipato forse ho lasciato un segno positivo. Grazie. Grazie, allora io metterei, se non ci sono aggiunzioni o correzioni, a votazione l'emendamento.